amiche e amici di Sena TV, ben ritrovati a una nuova puntata di Storie da raccontare. Qualcuno mi ha detto, ma apri la trasmissione sempre con la stessa frase. E vabbè, ci sono stati dei presentatori famosissimi anche in Rai che dicevano sempre la stessa frase e hanno fatto le loro fortune e le fortune anche dell'emittente televisiva. Quindi noi proseguiamo con questo saluto iniziale rivolto a tutti i nostri telespettatori. Oggi racconteremo la storia di un ragazzo di Siena che ha fatto strada. Dove? In un mondo molto particolare, quello dello sport, ma non come atleta, che poi anche lui ci racconterà il perché, bensì come arbitro di basket, arrivato davvero a dei livelli eccellenti. E allora andiamo subito a presentarlo. Stiamo parlando di Martino Galasso, che è qui nei nostri studi. Buonasera a tutti, sono molto contento di essere qui con te e di poter raccontare la mia esperienza di arbitro, di atleta e di amante dello sport, che è la pallacanestro, che è veramente una parte importante della mia vita. C'è una cosa che ti contraddistingue, Martino: il sorriso. Ti ringrazio. Il sorriso che utilizzi anche durante le tue funzioni da arbitro, perché non ti ho mai visto arrogante. Certo, qualche volta ci vuole anche severità, no? Non solo nel giudizio, ma anche nel rapporto con i tesserati. Però soprattutto tu fai valere il buonsenso e il sorriso, e queste sono delle doti veramente insostituibili. Complimenti. Ti ringrazio, ti dico che il sorriso è una parte importante anche per drammatizzare tante volte qualche reazione che forse potrebbe essere esagerata. Però è la miglior risposta all'arroganza. Allora Martino, allora ti voglio svelare un piccolo segreto, lo voglio svelare anche ai nostri telespettatori. Perché ti ho chiamato qui nei nostri studi, nell'ambito di Storie da raccontare? Vado a leggere proprio poche righe estratte da un articolo che è apparso fine ottobre, primi di novembre, su tutte le testate giornalistiche locali. Recita così: non posso che essere riconoscente a tutta la mia famiglia che mi ha sempre spronato e sostenuto in questa mia esperienza. Senza di loro non so se ce l'avrei fatta. Quindi il primo ringraziamento va a loro. Poi a tutti i miei colleghi della sezione GAP di Siena, con i quali voglio condividere questa grande gioia professionale. La nostra è una sezione con arbitri di qualità, lo dimostrano le recenti promozioni che hanno visto coinvolti molti giovani di Siena. Attenderò la convocazione per il raduno prestagionale che dovrebbe tenersi a Bologna, poi si inizierà a fare sul serio. Spero proprio che sia un'avventura tutta da raccontare. E allora raccontiamola, Martino. È proprio vero. Terminavi questa intervista, io devo essere sincero, sono anche un po' orgoglioso perché ho tenuto a battesimo la notizia sugli organi di informazione locale, e la cosa mi ha fatto estremamente piacere, perché io ti stimo e ti ammiro come persona e come arbitro, ma soprattutto come persona, ovviamente. Grazie. Perché non esiste arbitro senza una personalità ben definita. E quindi qui stiamo parlando dell'ottobre-novembre 2017, perché il 26 ottobre o giù di lì, no, settembre. O giù di lì ricevesti appunto la notizia che eri stato promosso in Serie A1. E per un arbitro, che sia di basket o che sia di calcio, arrivare ai massimi livelli credo che sia veramente il top. È il coronamento di un sogno, e mi ricordo ancora quella scena che poi avvenne su un campo di basket, quella eravamo lì. Ne parliamo dopo. Iniziamo però a capire Martino Galasso come ha mosso i suoi primi passi nell'ambito familiare, nell'ambito della sua vita, e pregherei quindi i nostri tecnici, Mattia e Tommaso, di iniziare a sfogliare il nostro album, anzi l'album dei ricordi di Martino Galasso. Prego, vediamo un po'. Allora, la vostra storia, la tua storia, diciamo così, e dei tuoi fratelli inizia da questo giorno, dove la tua mamma Lucia e il tuo babbo Giuseppe si sono uniti in matrimonio. Un matrimonio, consentimi un po' il termine, un po' chiacchierato, ma non perché dietro ci fosse chissà quale gossip, ma perché tra tua mamma e tuo babbo c'era veramente tantissima differenza di età, vero? Quanti anni?
Allora, tra di loro c'erano 19 anni di differenza, però questa foto è bellissima perché questa è la foto dove loro sono al mio matrimonio, esatto. Però tutto inizia da grazie a loro. Però grazie io a ho loro. Voluto rappresentare foto qui perché comunque è abbastanza emblematica, no? Sì. E la tua mamma quando si sposò era giovanissima. Giovanissima. Non so neanche se aveva 18 anni. No, ancora no. Ancora no, vedi, qualche cosa ancora mi ricordo. No. E loro, mi raccontava Giuseppe, che si sono conosciuti al Collegio San Marco. Sì. Perché tuo babbo era, come dire, un istruttore all'interno del collegio. Mentre sì. Invece la tua mamma era una studentessa che era arrivata proprio lì a studiare, in collegio, anche vero? Lei. Sì, si sono conosciuti a Siena in collegio. Ecco, ti hanno mai raccontato questa storia con tutte le loro sfaccettature? Tantissime volte, anche noi chiedevamo notizie, perché come bambini curiosi, fratelli curiosi, chiedevamo come era avvenuta la conoscenza, come era avvenuto tutto, e effettivamente è successo tutto per caso nel collegio mio padre a San Marco, mentre mia madre era nella Tartuja, il collegio sì, a Santa Chiara, nella Tartuja, sì. E quindi si sono conosciuti, lì era molto più difficile, mi raccontavano a quei tempi, conoscersi, non era facile trovarsi, no. Perché non c'erano le libertà di ora. Però lui, nonostante, grazie anche alla pallacanestro che faceva l'istruttore, aveva qualche libertà in più anche di uscita, insomma sono riusciti a... Quindi tra qualche uscita clandestina e poi invece qualche uscita alla luce del sole, è scoppiato questo amore, sì. Che francamente ha fatto storia. Ecco, io prima forse ho utilizzato un termine un pochino improprio, chiacchierato, no? Ma non era chiacchierato, era un matrimonio che veramente veniva alla ribalta, no? Perché Giuseppe era una persona molto apprezzata e conosciuta, grazie. E lo è stato per molto, fino a che purtroppo non ci ha lasciato, vero? E nell'ambito non solo cestistico, ma nell'ambito proprio cittadino, perché è diventato proprio un personaggio grazie anche alla squadra che riuscì a mettere in piedi, no? Praticamente era un po' il factotum del Collegio San Marco. Sì, sì. Però andiamo con ordine. Abbiamo iniziato il capitolo con il tuo album di famiglia personale, e non potevamo che iniziarlo con i tuoi genitori, è bella questa foto. Mentre qui invece che cosa succede? Qui è una foto bellissima perché ritrae la felicità di noi tre fratelli. Qui siamo Arcangelo, Rosy e io, e stavamo giocando in casa, e c'è questa foto che ritrae veramente la nostra felicità di stare insieme. Lo vedo. Quanti anni di differenza ci sono tra di voi? Tra di noi c'è, io e Rosy siamo gemelli. Ecco, siete gemelli. Siete gemelli. Invece Arcangelo è 2 anni più grande di noi, ma praticamente siamo 3 gemelli, siamo riusciti insieme, abbiamo avuto la possibilità di giocare, fare esperienze insieme, siamo veramente cresciuti all'unisono. L'esperienza di uno arricchiva l'esperienza dell'altro, e questo è stato veramente bello, perché naturalmente non tutto abbiamo litigato, grandi litigate da ragazzi, ma va bene, ci è normalità, altro. Ma veramente queste foto mi fanno quasi commuovere rivederle, perché è bello, credo. Perché ci fa vedere veramente il bello di stare insieme, questo sì. Ecco, qui stai un po' crescendo, che cosa c'è scritto lì? Questo mi ricordo, eravamo adolescenti, erano i primi raduni camp estivi che venivano fatti, eravamo a Cecina, c'è quella accanto lì, è Vidili. Ah, ma senti un po' il nostro. Ed eravamo con dei ragazzi, Stefano tutti Vidili. Grandissimi amici di infanzia con cui giocavamo insieme. Andavamo a Cecina queste settimane, lontano dai genitori, dove si parlava e si giocava solo di basket. Tu non l'hai arbitrato Vidili, vero? No, Vidili no. Però ogni tanto ci sentiamo con Stefano, ed è bello ritrovare. Vabbè, ma Stefano lo sai che ha messo un po' le radici qui a Siena, sì. È diventato contradaiolo, dell'Oca. La cosa bella di Stefano è che lo incontravo quando andavo a Torino a arbitrare, e lui faceva il commentatore ed era bello parlare. Senti, sì. E ora ha intrapreso la carriera di allenatore. Sì. L'ho arbitrato. Ecco, come allenatore sì. Come allenatore lo ha arbitrato. Come si è comportato? No, bene, no, Stefano è fantastico. Allora, andiamo pure avanti. Ecco, qui sei con Briccola. Vita contradaiola. Contradaiola, qui vita contradaiola, io sono contradaiola dell'Istice, vita contradaiola, erano le serate che passavamo in contrada, qui eravamo alla Magione, sono delle serate, quelle serate spensierate veramente belle, dove stai l'estate con i tuoi amici, dove parli di Paglio, di contrada, di Siena e... Anche queste sono veramente bellissimi ricordi. Auguriamoci che possano essere rivissute. Certo, speriamo il prima possibile. In tutta la loro totalità. Speriamo il prima possibile. Effettivamente ci manca tanto. Invece la foto è passata prima. Torniamo un attimo indietro, per favore. Questa mi è molto cara perché qui sono 4 amici, 4 arbitri di Siena. 4 amici al bar. Non tanto al bar, era una trasferta. Sì.
dove avevamo organizzato, penso, la più bella trasferta della nostra vita arbitrale, dove eravamo con Cesare, Dario, Cesare Bernardini, Dario Lombardo e Daniele Machetti. Avevamo organizzato una trasferta stranissima, perché era successo, avevamo la fortuna di arbitrare vicino. E quindi vi siete dati appuntamento? E quindi ci siamo dati appuntamento. Per questo happy hour. Happy hour, abbiamo fatto questa situazione, eravamo insieme, abbiamo fatto il viaggio insieme, e queste sono le cose belle, perché qui veramente noi ci sentiamo. Loro purtroppo hanno smesso di arbitrare, però ci sentiamo tuttora, siamo molto amici, siamo molto legati. E quindi e sicuramente faranno un tifo sfrenato per te. Ci sentiamo sempre, ogni volta mi chiamano e mi chiedono ancora come la vivo io, loro sentono ancora la voglia di stare dentro l'ambiente. È bello, perché queste sono le vere amicizie, e ringrazio la pallacanestro che mi ha fatto conoscere questi ragazzi spettacolari. Bene, perfetto. Allora, mentre invece nella foto successiva, forse ne abbiamo saltata una, qui sono sei, ecco, sì, questa qui. Questa è i miei amici d'infanzia, la classe che poi avevamo fatto una foto e Sallustio Bandini era una via, noi siamo stati al Bandini tutti. Quindi c'è questo riferimento al Bandini, e questi sono i miei amici d'infanzia, dove anche con loro tuttora abbiamo la fortuna di incontrarci con le famiglie, quindi cresciuti, invecchiati. Ma mi sembra di capire, Martino, dal tuo racconto, dalle tue parole, che per te l'amicizia è una cosa molto importante, un valore è fondamentale. Purtroppo è giusto, e non tutti siano veramente gli amici veri, non sono tantissimi, ma è importante che l'amicizia faccia parte della vita di ognuno poi di noi. Poi la vera amicizia si riscontra nel tempo, nella costanza, durante il percorso, nella costanza e nel percorso della vita, ed è giusto avere degli amici che ti stanno vicino perché ci vogliamo bene, insomma. Come del resto è bello avere anche dei fratelli e delle sorelle che ti sostengono, che ti sorreggono e che ti amano, no? E infatti la foto successiva ti vediamo abbracciato con tua sorella Rosy e con tuo fratello Arcangelo. Eccola qua, bella, diciamo, questa foto. Questa foto è bellissima perché purtroppo con i tempi tra lavoro, basket, famiglia, non è che ci sono tantissimi modi per stare insieme, ma appena possiamo abbiamo questi ricordi. Qui siamo in una scena nell'Istrice dove abbiamo la fortuna di stare insieme. Ti faccio fare un po' lo psicologo. Sì. Dei tre, chi ha il carattere del babbo e chi ha il carattere della mamma? Allora, Arcangelo è il fratello maggiore, è un'ispirazione per me in tutto. Mi ricorda tanto il babbo, mi ricorda un fratello che mi dà sempre ottimi consigli, quando ho un dubbio o qualcosa io chiedo a lui, e a lavorativamente parlando, anche cestitivamente parlando, e che lui, ricordo, è stato forse il più grande giocatore di famiglia, perché lui ha giocato in B d'eccellenza, il vero giocatore di basket. Ha sfondato perlomeno con i calzoncini corti. Veramente. E Rosy è la mia sorella gemella, è la mia amica, è la mamma, e quando ho da confidare qualche segreto, qualche cosa, parlo con Rosy, e lei, e poi anche lei, tutti e tre sempre col sorriso, riusciamo comunque a dire. Comunque anche lei, diciamolo, dai, ha sfondato nel mondo del basket femminile. Lei, anzi, prima di tutto ti devo fare complimenti, perché lei è stata una delle prime ragazze che giocava con i maschi, e giocava con me nella mensana, mi ricordo, eravamo mini basket, ed era vista un po' così, ma come la femmina? Sono le scuole migliori. E poi ha sfondato anche lei, perché nel basket femminile ha fatto, insomma, la sua onesta carriera, e ora è un'istruttrice di mini basket bravissima. I bambini sono tutti innamorati di lei, e questo me lo dico. A San Rocco Appin, sì, veramente brava. E a tua sorella le fanno la corte in molti. Ho saputo, lei è veramente brava, e quando vado al giro mi dico: ma te sei il fratello di Rosy? E questo è un orgoglio, sì. Bene, proseguiamo pure con queste bellissime foto. Ah, questa è fantastica. Questa è bellissima perché qui stavamo festeggiando il primo anniversario di matrimonio mio. Sì. E qui sei con tua moglie, vero? No, questa è mia sorella ancora. Scusami. Sì, questa è ancora Rosy, però è proprio la foto è bella perché spensieratezza, gioia di stare insieme. Davvero. Era il primo anno di matrimonio. Sì, e qui è molto bella. Sì. Bene. Interessantissima la foto, veramente. Complimenti a chi l'ha scattata, perché veramente è un bel ritratto. Forse mia moglie, perché allora lei c'è qualche cosa. Sì, dai. Sì. Allora, mentre qui invece credo sia un compleanno pure. Questa non è un compleanno, forse è la scena più importante che abbiamo avuto negli ultimi anni, mi collega a quella che hai detto prima. Questa è la scena di promozione di Serie A.
Ah, quindi 2017, quando avete saputo la notizia. La cosa più bella è stato festeggiarlo insieme. Perché insieme. Forse è stato il traguardo qui della famiglia. Tuo babbo comincia già a dare, come sì, dire, aveva avuto piccoli problemi di salute, quindi riusciva, però nonostante tutto è voluto essere presente, abbiamo voluto festeggiare perché era giusto che festeggiassimo insieme, perché comunque, come ho detto prima, è un traguardo della famiglia ricercato da tutti, cioè il bello è che il traguardo personale di ognuno di noi è condiviso da tutta la famiglia, da tutti veramente in modo... Chissà la soddisfazione di babbo Giuseppe, ma anche di mamma Lucia, perché poi andremo a scoprirlo, no? Che, insomma, sì, che lei ha avuto un ruolo importante, no? Molto a livello importante. Di basket, a livello di federazione, sì, sì. Quindi... Di tutte e due, sono contento che questo sia avvenuto... E ancora babbo era in vita, quindi sì, ha potuto sì. vivere questo traguardo insieme. Perfetto, con mamma e con tutti insieme. Condividere. Sì, sì. Allora, anche questo è un bel quadretto, qui c'è tantissimi nipoti. Qui c'è tutta l'eredità. Tutte e sei nipoti, perché noi per par condicio abbiamo fatto due figlioli a testa, almeno per tenere impegnati i nonni. Qualche gemello? No, gemello nessuno, però io e Rosa abbiamo fatto due figlioli a distanza di 10 giorni, perché Bernardo e Caterina si passano 10 giorni dalla nascita di uno, dall'uno all'altro, quindi sono i 6 nipoti, Alessandro, un Marco, Andrea. Un motivo in più per frequentarsi, vero? Sempre, per vivere loro assieme. Loro vogliono stare insieme, vogliono giocare insieme, quindi è bellissima, questa foto è bellissima perché i nonni... Volevano averli sempre tutti e sei, anche se era complicato tenerli tutti e sei insieme. Lo insomma, capisco. Sono bellissimi. E qui invece c'è nonno Giuseppe. Nonno Giuseppe che intrattiene Alessandro penso sia super basket. È il tuo primogenito, Alessandro. Sì, è il primogenito, è il primo della famiglia, è il primo, nipote. Il primo nipote. Venuto alla luce. E qui gli insegnava già le prime basi del basket, perché era un super basket vecchio, presumo, un giornale avevamo in casa. Qui con le donne di famiglia, mamma e Rosy, che si andrà a festeggiare sicuramente un compleanno. E qui. E anche questo è un compleanno. Questa è la mamma, quando mamma fece 60 anni, eravamo... Non si dice l'età delle signore. No, hai ragione, ma la mamma è la mamma. Anche perché, insomma, Lucia ne dimostra veramente si sempre tiene, giovanile. Si tiene con uno spirito giovanile, davvero. È super, la mamma è giovanile, è sempre all'avanguardia, è sempre in campo a combattere per tutto. Ora nel mondo del lavoro, però prima nel mondo della pallacanestro è molto impegnata. Poi andremo a vedere. Allora, proseguiamo. E qui si apre un altro capitolo, quello legato al basket. Perché questo sport ha sempre contraddistinto la storia della famiglia Galasso, è vero? E questa foto bellissima ci riporta molto indietro nel tempo, non so se si parla di anni 50 o di anni 60, ma lì vediamo, credo, un Giuseppe Galasso con la canotta, con il numero 8. Numero 8, è giusto. Guarda, non so in che anni siamo, però questa foto è bellissima. Perché può darsi anche fine anni 50. Perché purtroppo vedere mio babbo in canottiera non è che avevo avuto molte foto, non è visto... che ha avuto... Esatto. Quindi era lui che ni giocava, presumo sempre nel San Marco o qualcosa del genere, ma è veramente bello, perché poi vedendo queste foto ci assomiglia tantissimo tra me e Arcangelo, quindi c'è una somiglianza importante. Il numero 8 che poi è il numero che ha portato sempre Arcangelo quando giocava. Ah, ma senti un po', quindi l'ha conservato. Quindi siamo... Guardate un qui po'. Qui invece già iniziava la sua carriera da allenatore. Sì, e lo vediamo, lì sua, a sinistra ovviamente. A sinistra che... sempre col San Marco, col collegio, lui faceva l'istruttore, cercava di convincere tanti ragazzi a intraprendere questo sport. E ecco, ma questa passione del basket, tuo babbo da dove l'ha? Penso sia lui l'abbia avuta nel San Marco, ha avuto questa passione del San Marco perché comunque gli è piaciuta questo sport e vedeva nel San Marco e nel basket, nella squadra, di stare insieme, perché lui ha sempre avuto l'ha sempre contraddistinto questa cosa di stare insieme, di stare in famiglia, di creare un gruppo, di essere accogliente con tutti. Di creare una squadra. E quindi creare una squadra. Qui invece siamo al CONI. Sì, qui siamo al CONI dove lui faceva uno dei suoi time out. Coloriti e che ci raccontava di aneddoti, di schemi, di situazioni strane. Tu sai com'era soprannominato tuo padre, vero? No, cioè dimmelo te perché so vari soprannomi, forse... Allora, ai miei tempi, quando ero ragazzo io, veniva soprannominato in maniera molto spiritosa e simpatica Rubinetto, Rubinetto, perché ai suoi tempi c'era Cesare Rubini,
che era insomma il numero uno, no? Allora proprio accostarlo a Rubinino, Rubinetto, cioè me un Rubino un po' più... me l'aveva accennato e ti posso dire che lui... diminutivo, è molto simpatico, facevano i ragazzi anche dei cori dalla tribuna. Mi raccontava spiritosi. Di sfide tra le squadre di Siena, memorabili, lui cercava... Lui ma credo che il San Marco sia arrivato a disputare anche un campionato di Serie D, non mi vorrei sbagliare, allora, ma... Non lo so, però mi raccontava che il San Marco un periodo ha giocato anche contro le società che tuttora sono attive nel Patrimonio, quindi era per lui un vanto comunque riuscire a... incontro che... tipo Augusto Mattioli mi racconta delle loro sfide, o quando vado a parlare con arbitri di quel tempo mi racconta che lui cercava in tutti i modi di trovare l'escamotage per fare bella figura. No, era momenti interessanti. Allora, in questa foto qui invece, questa credo siano anni 70. Anni 70. Vedo in fondo a destra il Donde, il dirigente della Menzana. Qui poi c'è la tua mamma all'inizio di una carriera poi che si è rivelata sfolgorante, sì, no? Sì, lei come ufficiale di campo si è tolta tantissime soddisfazioni. È diventata ha visto a livello molte... nazionale proprio una delle responsabili. È stata responsabile, è stata nel CIE nazionale. Infatti, eccolo qua, ecco, qui uno dei primi tesserini. Ha fatto, no, qui è l'europeo a Roma, questo è il pass degli europei a Roma che ha fatto come ufficiale di campo e che lei veramente ha visto... Anche lei è un bel basket, ha avuto la fortuna di, nonostante la giovane età, di intraprendere, è stata sempre... Allora, va detto questo, che in campo a dirigere un incontro l'arbitro ha una grandissima responsabilità, sì. Però anche al tavolo bisogna stare molto attenti, specialmente adesso con le innovazioni anche tecnologiche che ci sono state, non è proprio così un gioco, bisogna formarli questi ragazzi. Allora, intanto dico che gli ufficiali di campo sono... tanto importanti quanto gli arbitri, perché se gli uffici di campo fanno un ottimo lavoro, il lavoro dell'arbitro in campo è molto più semplice, e questo è importante. Non ci scordiamo che il basket si misura sul tempo, quindi il tempo sui secondi, perdere secondi talvolta sui centesimi di secondo. Però mi collego a te, formare questi ragazzi è veramente sempre più difficile, però la passione, quando vedo queste foto di basket che veramente sempre col sorriso, è perché la gente va in campo anche per poco, solo per stare e vedere la sua passione in campo. E devo essere sincero, tuo babbo ha un grandissimo merito di aver costruito un gruppo arbitri e ufficiali di campo qui a Siena, che insomma era molto nutrito. Molto nutrito, e sono contento che i ragazzi a suo tempo l'hanno intitolato a lui, perché è giusto riconoscimento. Lo volevo ricordare più tardi, ma hai fatto bene a dirlo perché è stato un bello omaggio. È stato un bello omaggio alla persona, che a quello che ha fatto, e noi stiamo cercando di portare avanti il suo credo, che è quello non tanto fare carriera che fa parte, ma è stare insieme. Fare gruppo e fare anche lì famiglia, perché... La cosa importante nella mia vita e anche nel basket è la famiglia, e cerco di riportare tutto questo in quello che faccio, perché secondo me se uno si trova in famiglia ha la tranquillità di fare gli errori e di fare bene come fosse in famiglia, perché sa che se sbaglia viene redarguito, ma in modo paterno, costruttivo. Quello sì. Bene, proseguiamo. E qui, e qui abbiamo un Martino Galasso in versione... Giocatore di basket. Sì, amante di queste scarpe scargianti. Forse sono più grosse le scarpe, sì, quasi quasi delle gambe. Probabilmente. Allora, tu mi hai sempre confessato, ma lo hai reso pubblico, che non eri proprio un fulmine di guerra nel basket, vero? È per questo che sei diventato arbitro. No, diciamo, cercavo di cavarmela, ma non ero... Vabbè, il sogno di tutti, i ragazzi è fare il giocatore. Il giocatore. Vabbè, sono comunque riuscito... ti sei elevato le tue soddisfazioni. Sì, no? Sì, ma sì, mi sono elevato le mie soddisfazioni. Soprattutto hai fatto una grande attività sportiva, che quella poi quella è alla base del movimento, no? Sì, ho avuto la fortuna di fare le giovanili comunque in una società come la Menzana, che stava in quel momento stava crescendo e diventando sempre più importante. Vediamo se io sono il numero 6, quello nel centro. Quello centrale. Qui c'è la squadra 82, che era una squadra secondo me molto forte e divertente. C'era coach Binella che ci allenava. Francesco Binella. C'era Massimo Collini accompagnatore. Era veramente una squadra. Qui ci sono degli amici che ancora oggi sento e
ci troviamo. Senti, ma siccome avrai sicuramente arbitrato poi per Francesco Benera, certo, te l'ha fatto pesare questo, questo aspetto che mai, è stato mai il tuo coach? No, anzi sono io che lo prendevo in giro dicendo è stato lui il mio coach e per questo ho iniziato a arbitrare. Però no, ma non me l'ha mai fatto pesare. Altra foto di gruppo. Altra foto di gruppo, qui forse eravamo in un torneo a Piombino, forse allora, il famoso vedo, torneo a Carnevale. Qui a vedo Piombino. Due allenatori che comunque hanno fatto un po' di carriera, no? Sì? Devo dire Pianigiani e Griccioli, che tra l'altro si sono ritrovati assieme, sì, correggimi se sbaglio, proprio di recente in un'esperienza cinese del campionato ho letto. Loro due li ho arbitrati tutti e due, in Lega 2 e Lega 1. Però anche loro non hanno mai fatto. Senti, questa fotografia invece non riesco a decifrarla. Di che cosa stiamo parlando? Di una squadra amatoriale, no? No, questa fotografia mi piace molto perché io l'ultimo anno delle giovanili della Menzana mi sono rotto il crociato. Ah, quindi mi operai, insomma, situazione lunga. Sì. E questa è stata la prima squadra senior che dopo l'infortunio, ed era il Poggio al Vento, il mitico Poggio al Vento. Ah, il Poggio al Vento. Ma è stata una squadra costruita. È vero, con l'allenatore Maurizio Tozzi è stata una squadra costruita in poco tempo, perché il Poggio al Vento ma ci siamo tolti talmente soddisfazione, abbiamo rischiato di andare in C2. È vero, avete fatto, era sì, e qui, ora mi ricordo. E qui ringrazio, perché grazie a questa squadra, al Poggio al Vento, ho conosciuto mia moglie, che infatti il 14 è, perché è il fratello. Che ha giocato anche con la maglia del Costone. Col Costone, Cosimo Tomai Pitinca. E grazie a questa squadra e il bello, c'è anche Riccardo Caliani, il numero 8, c'è Goran Dragovic in doppio tesseramento con la Menzana. Si riuscì a tirar fuori una bella squadra e veramente siamo quasi arrivati a conquistare la C2 sul campo. Ma dalla promozione, po', rischiando in due anni di fare dei derby storici magari anche con Costone. Con Costone, sì, è stata una bella esperienza. Io già pensavo di smettere di giocare visto l'infortunio, invece comunque gli ultimi anni sono stati ancora forse più interessanti, perché dopo questa squadra sono andato a giocare nel basket Asciano. Uh-huh. Anche lì abbiamo vinto non il campionato. Credo di avere foto del basket Asciano, non importa, però mi piaceva ricordarla, perché anche lì abbiamo vinto il campionato con Leonardo Frate allenatore. È stata una bella stagione anche quella. Bene, ci sono ancora altre foto legate al mondo del basket? No, diciamo che iniziamo, sì, forse sì. Sì. Qui mi ricollego sempre al gruppo pallacanestro, sì, e il bello di stare insieme. Qui avevamo creato anche beneficenza, facciamo anche beneficenza come gruppo, eravamo all'ospedale di Siena, alla pediatria, sì, e come gruppo le sere prima avevamo tutti portato dei regali impacchettati per poi portarli ai bambini. E questo è emblematico, perché fa vedere che dietro c'è sempre la passione di fare le cose, la bellezza di dare sempre un qualcosa in più. E la ricerca anche di trovare momenti di solidarietà. Momenti di solidarietà, e la cosa bella è che qui volle venire anche mio figlio. Voleva vedere i bambini comunque meno fortunati, e stavano in pediatria. E una buona lezione di vita, sì, direi. È stato interessante, ma il messaggio importante è che comunque la famiglia e il gruppo arbitri è presente in tutto. Bene, andiamo pure avanti, vediamo che cosa ci riserva. Oh, adesso davvero iniziamo un nuovo capitolo. Sì. Allora, questo fiocco su un pallone da basket, immagino, con un bel cuore. Forse credo che sia il biglietto da visita per una storia molto particolare, no? Che ti riguarda ancora molto una volta, mi riguarda quello tantissimo. Vale a dire con qui, quella che adesso è tua moglie e anche la mamma dei tuoi figli. Sì, qui è una storia particolarissima, perché lei è veramente la parte importante della mia vita. Ma queste sono le fedi. Questo è il regalo che ha fatto mia moglie a me, praticamente il cuscino delle fedi. Lei ha preso un pallone di basket, l'ha fatto smaltare di bianco, in forma di cuore, e poi col fiocco. Fantastico. E le fedi. È stato un regalo bellissimo, perché noi questo pallone col fiocco lo abbiamo ancora insieme ai palloni importanti della mia vita. E quindi è stato un regalo bellissimo, e lei mi sorprende sempre, perché è veramente Magi, è veramente parte fondamentale. Eccola, io qui sono con lei, siamo sempre al primo anniversario di matrimonio, e dove scherzavamo. Pensavo che queste fossero prove tecniche. Invece questo è venuto dopo, siamo talmente postuma. Abbiamo ricreato una situazione un po' più divertente, dove era il primo anniversario, dove ci piace sempre scherzare, lei col velo, e qui eravamo a festeggiare con gli amici e con la famiglia il primo anniversario,
in un agriturismo. Allora, riavvolgiamo brevemente il nastro, però andando avanti, invece questo è proprio il giorno delle nozze. Questo è il giorno del matrimonio e come potete vedere il basket è importantissimo. Noi avevamo qui il nostro testimone di nozze, Dario Lombardo, che poi era... che alza una palla a due in un campo di basket e noi scherziamo facendo la palla a due perché... come vedete la famiglia e il basket vanno di pari passo. Bellissima questa foto. E questa foto è veramente bella. Anche qui eravamo al campino del CUS, sì, dove stavamo sempre facendo il servizio fotografico, così dove io faccio finta di tirare. Ma mia moglie ha giocato a basket? Mia moglie non ha mai giocato, ma i suoi genitori hanno una società di mini basket in Puglia, loro sono pugliesi, e quindi manco farlo apposta è una cosa che... collega tutta la famiglia. Qui siete fidanzati? Qui siamo giovanissimi, noi ci siamo fidanzati nel 2002 e quindi è una vita e stiamo insieme. Questa è una delle famose fototessere. Fototessere, una delle prime foto in cui stavamo, infatti io avevo ancora capelli riccioli ed è bellissima, nel 2002 ci siamo conosciuti. Come si chiama di nome tua moglie? Lei si chiama Maria Luigia, però la chiamiamo tutti Magi. Magi, lì, qui è una foto bellissima. Oh, qui però ci devi spiegare che cosa sta succedendo. Allora, qui è il matrimonio di un mio grande amico, Cesare Bernardini, dove noi facevamo uno scherzo, gli abbiamo riportato le maglie dell'arbitro quando lui arbitrava e io sicuramente lo stavo prendendo in giro come arbitro e come... Vedo dei giocatori improvvisati. Dei giocatori improvvisati, mio cognato Yui. Abbiamo rigenerato una partita nel ristorante. Infatti se vediamo qui sul primo piano c'è il canestro. Vedo anche una bella struttura che sorregge il canestro. Infatti la struttura che era la sposa di Cesare. E sono momenti in cui ci collega tutto, perché il basket e la passione con Cesare abbiamo condiviso tantissimo ed era bello ricreare questo momento anche al suo matrimonio. Sì, questo sì. Bene, possiamo andare avanti quindi nello sfogliare questo interessantissimo e spiritoso album fotografico. Allora, devo confessarti una cosa. Io qui non ho capito se sei te o se è tuo figlio. Questo è mio figlio, Alessandro Galasso. C'è una somiglianza incredibile. Eh? Lui è molto più bello perché ha anche gli occhi della nonna, gli occhi celesti della nonna. Però qui è Alessandro, che eravamo, penso, al palazzetto alla Virtus, al Paladon Perugati in qualche partita. Che sì. La cosa bella è che lui ha sempre vissuto il basket come una cosa bella in più. Non ha mai visto... la negatività che il babbo comunque era sempre fuori weekend a arbitrare, anzi l'ho sempre dato questo è merito dei genitori. Quella motivazione che era una cosa piacevole per entrambi e lui ha la passione del basket e ha sempre voluto venire con me quando possibile a vedere le partite. Sì, adesso quanti anni ha? Adesso ha 10 anni. 10 anni, gioca a basket. Gioca a basket naturalmente, 10 anni. Qui invece si ritorna un po' al passato, ok, quello eravamo io e Rosy piccolini, sì. Qui possiamo vedere la somiglianza mia con Alessandro. È vero, qui è veramente questa l'ho inserita nel capitolo che ti riguarda con una seconda famiglia, no? Diciamo, qui siamo io e Rosy, ma potete vedere la somiglianza che tantissimo, anche io tantissimo. Da piccolo ero biondo come Alessandro e siamo praticamente uguali, è bella. Ecco. E questa è forse la cosa più importante, è veramente il regalo della famiglia. Cioè, qui siamo riusciti a costruire una famiglia bellissima, grazie anche alle basi dei miei genitori, ma qui c'è Magi, mia moglie, Alessandro e Caterina, la piccola Caterina, che anche lei lei ha 4 anni, farà 5 a maggio, ma... È furbissima, ha questi occhini vispi vediamo, e sembra che sembra qui, mi ricordo dove eravamo, ma noi facciamo queste foto perché gli piace a loro creare gli abbracci di famiglia. Ah. E quindi è una cosa bellissima che qui eravamo Caterina piccola, forse il primo nostro viaggio in quattro, un matrimonio in Sicilia. E qui le cose belle di queste foto è che c'è sempre, come hai detto te prima, il sorriso di stare, la bellezza di stare insieme. Qui la contrada, tutti siamo istriciaioli, tutti bene, battezzati nell'Istrice, bene, e quindi viviamo anche questo come una cosa di famiglia tutti insieme. Qui la super nonna. Qui c'è la nonna in azione. La nonna in azione che qui cerca c'è nonna di Lucia in azione. Tenere tutti i nipoti a bada. Sì, ma ce la fa. Non riesco a capire come, ma ce la fa. Noi siamo i suoi multipli, perché eravamo 3, ora siamo 6 e lei riesce bello a tenere tutti a bada e tutti i nipoti la ricercano sempre. Qui
qui ancora un quadretto familiare. Qui ancora un quadretto familiare in piazza. Veramente speriamo che queste foto portino veramente un raggio di speranza di speranza anche per vivere il mondo con Tradaiolo. Qui penso siamo già in un periodo di lockdown e il modo di vivere comunque un lockdown in casa, uniti e in qualche modo trovare anche delle motivazioni per sorridere, perché comunque è la cosa importante. Questa qui siamo tutti e quattro noi in un momento di relax, di privacy, sì, dove siamo. Ecco. Allora, fermi tutti. Io qui intravedo già un'azione di convincimento per intraprendere una determinata carriera, perché qui si sta fischiando un fallo. Tutti e due, si sta fischiando un fallo. Che cosa era successo? Era successo che intanto la cosa bella, come ho detto prima, è che loro vivono questa mia carriera di arbitro come un gioco, come una cosa bella. Loro vogliono sempre andare nella mia borsa e provare i fischi. Non vi nascondo che prima di ogni partita tutti e due vanno e provano i fischi e mi dicono: babbo, questo fischia meglio, devi usare questo. Sono con i miei collaudatori. E quindi qui stavamo giocando ad arbitrare e loro fanno finta di fischiare un fallo a me mi buttava. Il bello è che c'è Caterina che imita Alessandro che cerca di fare le mosse da arbitro. Io gli dico: guarda, fai il giocatore finché puoi, poi l'arbitro sarà qualcosa. Si starà a vedere. La bella cosa è che loro vivono l'essere mio arbitro come parte di loro, non come una negatività ma come una positività bellissima. Bene. Quello sì. Oh, adesso apriamo, come dire, una nuova fase, no? La nuova fase che ti vede davvero protagonista sui campi di basket. Qui questa è una bella foto, perché c'è un gesto simbolico da parte dell'arbitro Indrizzi, Claudio Indrizzi, che ti consegna il fischietto d'arbitro di Nauno. E questo è avvenuto nell'ambito dello Special Summer League che si è tenuto nel 2017 al Palazzetto del Costone, dove ci fu una bella partita tra le vecchie glorie, con tantissimi giocatori impegnati in campo. Vediamo anche quella successiva. Sì. E condividesti con loro questa ufficialità, questa nomina. Però adesso una piccola sorpresa: c'è un filmato che ti vorrei far vedere e che pregherei la regia di mettere in onda. Vediamo un po'. Mi hai fatto un bellissimo regalo, perché questo video questo video l'ho scovato dal mio archivio personale, perché ho avuto così la fortuna di essere in quel momento presente, no, a questo passaggio di testimone, che insomma è un po' storico, anche per Siena, per la Siena cestistica. È stato a distanza di 36 anni, come ha detto Claudio. Claudio Indrizzi purtroppo ha dovuto interrompere la propria carriera per un problema di salute, sì, no? Sì. Che però poi ha risolto tranquillamente. Ora è un fantastico ballerino. Non so se l'hai mai visto. L'ho visto, ho avuto la fortuna, è un fantastico ballerino e sono contento che sia ritornato a darci una mano nel nostro gruppo. Perché insomma è un bagaglio di esperienza notevole. Bagaglio di esperienza, persona spettacolare,
insegnante di vita per tutti questi ragazzi, sono contento e sono molto contento che quella notizia venne in quel momento, manco farla apposta, che eravamo insieme in una partita di basket e è stato veramente emozionante perché me lo comunicarono per telefono poco prima della partita e lui improvvisò questa cosa. Era il 28 cosa. Settembre. 28 settembre, lui improvvisò. No, 27 settembre. Ero 27 con settembre. Claudio e Marco, che sono due ragazzi spettacolari, e stiamo cercando di ricostruire. E allora vediamole molto velocemente, perché siamo un pochino già stretti con i tempi, le tue foto. Allora, se non sbaglio, correggimi, ci hai messo 17 anni dalla tua prima partita che hai arbitrato, ti ricordi dove e quando? Non mi ricordo, perché comunque si iniziava con i torneini piccolini, anche settore giovanile, settore, tanto settore giovanile, però io ero 17-18 anni che arbitravo, perché ho iniziato a 18 anni ad arbitrare, è stata una lunga trafila di partite, quella foto di Udine, erano tante finali nazionali, tante estate, qui con Charlie, eravamo una delle mie prime partite in Serie A a Venezia, quindi è bello comunque quando... Mi fece complimenti e comunque è bello riconoscerci in campo, trovare comunque persone con cui ha condiviso anche altre situazioni. Qui siamo a una partita Milano-Sassari, una partita era di cartello, al Forno, qualche anno fa. Ti faccio una domanda, quanto è stressante arbitrare le partite, cioè per te senti lo stress o senti più il peso della responsabilità di arbitrare bene, allora, che poi sono collegate? No? Sono collegate, io non lo chiamerei tanto stress, ma più la responsabilità di dare il meglio di sé in campo, nel senso lo stress lo vedo come una cosa negativa, invece comunque in campo ci va la passione e bisogna arrivarci preparati. Quindi se noi ci arriviamo preparati, andare in campo e cercare sempre di fare la cosa giusta è importante. Ecco, in questa foto ti vediamo in un momento come docente, Sì. Passami questo termine, stai parlando ai ragazzi, Sì. perché c'è bisogno anche di reclutare forze giovani, forze nuove per il mondo degli arbitri e anche degli ufficiali di campo, quindi te ti rivolgi anche alle società, ai Certo. giovani che praticano questo sport, perché voglio dire... Ci auguriamo che tutti quanti arrivino a giocare in Serie A, però ci sono anche altri aspetti sempre legati al basket che si possono percorrere. Ringrazio intanto le società come il Costone che mi danno sempre la possibilità di poter fare questi interventi. E come dico a tutti, tutti vogliamo fare il giocatore, però purtroppo i giocatori sono pochi, quindi c'è altri ruoli che possono veramente darci soddisfazioni importanti, come possono essere l'arbitro e l'ufficiale di campo. Quindi chiunque abbia voglia di intraprendere questa carriera... Secondo me può rivolgersi tranquillamente a te. Noi con le grandi soddisfazioni. Ecco, la terna arbitrale, che nel calcio oramai è storica, però nel basket è abbastanza più recente. Sì. Quanto vi aiuta essere in tre? Ci aiuta tanto. Tanto questa foto è bellissima perché siamo tre toscani che siamo cresciuti insieme dalle giovanili. Siamo Rossi Michele, Baldini Lorenzo ed io. Baldini Lorenzo, tra le altre cose, è un fischietto d'arte. Sì, c'è il babbo. Qui eravamo una partita di poche settimane fa a Brindisi, dove abbiamo anche l'utilizzo dei microfoni da ora. Però essere in tre... Poi volevo arrivare anche lì. Essere in tre è veramente importante per... Perché non è facile. Riuscite a coprire tutte le parti del campo. Riusciamo a coprire, però ci vuole... diligenza e tanto teamwork, ci vuole, bisogna essere, ognuno deve saper fare il suo. Qui invece siete nelle vesti di istruttori. Qui siamo in un pre-gara dove i mini arbitri vengono in campo con noi nel pre-gara delle partite e noi parliamo della nostra esperienza. È bello perché loro ci fanno qualche domanda su come stiamo vivendo noi l'essere arbitri di Serie A ed è bello rispondere scherzosamente alle loro domande. E quindi... E invece qui, questa adesso, questa non te l'hai ripreparata, ma no. L'ho preparata io, qui ricevi dal gruppo stampa autonomo di Siena, siamo al Teatro del Costone, un riconoscimento per il personaggio sportivo dell'anno 2018, però sì. Qui siamo nel 2019, perché viene consegnato l'anno successivo. E insomma, la Siena Sportiva che ti omaggia è stato per me con questo riconoscimento. È stata una sorpresa bellissima, ringrazio il gruppo stampa che mi hanno nominato, ringrazio veramente Andrea Sbardellati, è stato per me un'emozione, perché non è facile come arbitro ricevere alcuni premi come sportivo, ed è bello che iniziamo a collegare l'arbitro allo sportivo, che sono due cose importanti, perché anche l'arbitro ha la sua vita sportiva, i suoi allenamenti, i suoi obblighi,
Ecco, ti presentò in quella circostanza Antonio Tasso, Matteo Tasso, e qui vediamo l'allora presidente Andrea Sbardellati e la vicepresidente Giovanna Romano, che adesso ha preso, raccolto il testimone da Andrea Sbardellati dell'attuale presidente, tra le altre cose l'abbiamo avuta ospite proprio la settimana scorsa, e Matteo Tasso ti fece una presentazione veramente peculiare. Ma Matteo è molto, poi è andato a ricercare degli aneddoti molto divertenti. Matteo mi aveva detto no, non piangere, infatti sono andato vicino a commuovermi perché usò delle parole molto, molto toccanti. Sì, sì, ricordo benissimo. Purtroppo, sì. Per fortuna, questo premio avvenne subito poco tempo dopo, e quindi insomma. Sì, della perdita di Babbo. Che è stato un momento molto doloroso. Molto, per tutti, molto importante, sì. Poi commenteremo anche questa foto, però devo confessarti una cosa, Martino, che in quella chiesa dell'Osservanza c'era veramente simbolicamente tutta la Siena sportiva, ma non solo, tantissimi rappresentanti di società, tutti i ragazzi che sono passati da lui, e insomma fu una bella testimonianza d'affetto. Fu veramente bella, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di stima per Babbo, è stato veramente bello. Ringrazio Siena a tutti per questa vicinanza, perché furono momenti difficili, ma per fortuna. Sai, io da tuo babbo ho ricevuto un grande insegnamento, ero sempre giovane, 17 anni, ma già svolgevo il ruolo di dirigente alle prime armi all'interno dell'allora gruppo sportivo Costoni, e però facevo anche, come dire, il corrispondente, no? da casa Costoni, e abbi modo di scrivere un articolo dopo una partita con un arbitraggio discutibile, dove io insomma facevo una grande critica, certo, agli arbitri, e lui mi telefonò e mi rimproverò e mi disse: te come dirigente non te lo puoi permettere, stai attento, modera i termini. E guarda che è stato un grande insegnamento, perché questo aveva ragione. Me l'hanno detto in tanti, lui riusciva a dare piccoli insegnamenti con parole comunque confortanti. L'ha fatto anche con me, l'ha con mio fratello, con mia sorella. L'ha fatto da padre. Con Claudio Andrizzi, che comunque mi raccontava le sue trasferte. Ecco, forse una cosa che un po' mi rammarica è che Babbo non ha mai visto una partita mia in campo in Serie A. In Serie A. Dal vivo, dico, non in televisione. Ma dal secondo vivo. Me ti segue. Però mi segue. Secondo me ti segue, so ugualmente. Mi segue, quindi. Allora ritorniamo a quella foto dove c'era quella consegna simbolica. Siamo sempre nel salone delle feste, chiamiamolo così, del ricreatore del Costone. Tu stai consegnando al gruppo stampa autonomo di Siena una maglietta d'arbitro. La mia maglietta d'arbitro di Serie A, che mi faceva piacere consegnarla a loro, perché difficilmente la maglietta d'arbitro è ambita, però secondo me era un gesto che volevo fare, e spero che sia un bel ricordo per Andrea e per tutto il gruppo stampa. Allora, non so se siamo praticamente... Eccola, vedi, eccola. Ti avevo detto, grazie, che avevo preparato qualche cosa proprio per ricordare questa sezione, che è stata intitolata a Giuseppe Calasso, sede nuova. Si trova nei pressi della colonna di San Marco. Sì, nella colonna di San Marco. Esatto. E qui è proprio quando i ragazzi hanno fatto la targa e me ne hanno consegnata. E sono contento che ci sia con me anche Luca Mastrolilli, che per noi è come un fratello, e quindi condividiamo comunque... E questa l'ha un po' rallevato, è tuo babbo lui. Sì, sì, no, praticamente Dio come un fratello, perché era sempre con noi, certo. Stato un regalo grandissimo da parte di questi ragazzi, cioè, all'allora presidente Marco De Luca, che è stato veramente un'emozione. Infatti io sono commosso in questa foto e non riuscivo nemmeno a parlare, quindi penso sia emblematica. Bene. Con tutto quello l'abbiamo voluta ricordare. Sì. Non so se anche questo capitolo si è esaurito, e allora siamo un po' quasi al termine, però questa è una foto che ho voluto proporre per ultima, perché qui c'è tutta l'essenza della vostra famiglia, del vostro modo di essere, direi un gruppo fantastico. Siamo una bella squadra, come dico sempre io, siamo una bella squadra, ottimi allenatori e ottimi giocatori, e tutti facciamo il bene per la squadra. Il bello di questa famiglia è questo, da mia moglie che mi sta sempre vicino, ai nipoti, e fratello, sorella, cognate, tutti. Qui allora, bravi tutti, ma l'impronta di Giuseppe, di Babbo Giuseppe, e quella di mamma Lucia, qui si vede tutto. Loro sono gli artefici di tutto questo, noi non smettiamo mai di ringraziarli, perché loro veramente, con tutte le difficoltà del caso, hanno costruito qualcosa di immaginabile, quindi se siamo qui è perché è grazie a loro. Una domanda a bruciapelo prima dei saluti: la partita peggiore della tua vita?
La partita peggiore della mia vita è stata una partita, mi ricordo forse in Serie B, dove veramente feci una partita da incubo, arbitrata male, e purtroppo noi arbitri ce ne accorgiamo subito e non vedevo l'ora che finisse questa partita, perché non riuscivo a prendere il bandolo del metro giusto di quella gara e vedevo che mi sfuggiva. Purtroppo in campo non possiamo fare il cambio dell'arbitro, ma è stata una cosa, però è stato un insegnamento importante, perché imparare a mettersi gli errori alle spalle è fondamentale, questo ci fa crescere tantissimo. E la tua più grande soddisfazione invece con il fischietto al collo? Vabbè, sicuramente la promozione in Serie A, spero che la soddisfazione più importante sia sempre la partita successiva, perché comunque le soddisfazioni non devono mai mancare, ma forse la soddisfazione più grande, non voglio essere retorico, ma è stato arbitrare con gli amici e condividere tante partite con gli amici che mi hanno portato fino alla Serie A, quindi questa forse è la soddisfazione più grande. Martino, ti ringraziamo per questo racconto che in parte ci ha commosso, in parte ci ha divertito, ma soprattutto ha rivelato una grande sfaccettatura del tuo personaggio, vale a dire un arbitro, un uomo, un ragazzo che con il sorriso riesce a dare molto in tutti gli ambiti, soprattutto in quello familiare e poi quello lavorativo. Non abbiamo parlato della tua professione, ma sappiamo che sei molto impegnato anche nel mondo del lavoro, e ci auguriamo che questo racconto vi sia piaciuto, cari amiche e cari amici di Siena TV. Martino, lo abbiamo voluto invitare proprio perché sapevamo che la sua era una storia da raccontare. Allora noi ci diamo l'appuntamento a venerdì prossimo, come sempre, alle ore 21:30 su questa emittente, su Siena TV. Buon proseguimento di serata a tutti.